Per introdurre il terzo principio della termodinamica, il libro Maldi riporta una serie di scoperte in progressione che hanno abbassato la temperatura raggiunta dai vari gruppi di ricerca. Già nell'Ottocento si era arrivati a meno 110 gradi centigradi, cioè il ghiaccio secco. A fine Ottocento, con Dewar, si arriva a liquefare l'ossigeno 23 Kelvin. Primi del Novecento, Kamerlingh Ohms liquefa l'elio a 5 Kelvin. Siamo arrivati al 1960, siamo a temperature dell'ordine di 10 alla meno 6 Kelvin. Fine del secolo scorso, condensati di Bose-Einstein, siamo a 10 alla meno 6, 10 alla meno 7 Kelvin. Negli anni successivi si raggiunge i 10 alla meno 10 Kelvin e potrebbe sembrare che siamo ormai vicinissimi allo zero assoluto, e che quindi la temperatura di 0 Kelvin sia raggiungibile, ma non è così. Infatti, sia a livello sperimentale che teorico, più la temperatura di un sistema termodinamico si avvicina allo zero assoluto, più risulta difficile raffreddarlo ulteriormente. Infatti, la scala delle temperature non va vista come una scala di differenze, ma come una scala di rapporti, vuol dire che la stessa fatica, tra virgolette, la stessa difficoltà si ha per raffreddare un sistema termodinamico da 100 Kelvin a 10 Kelvin, come da 10 Kelvin a 1 Kelvin, come da 1 Kelvin a 0,1, da 0,1 a 0,01, e quindi la stessa fatica si fa anche da 10 alla meno 10 Kelvin a 10 alla meno 11. Ogni volta che si fa per esempio un salto di un fattore 10, quindi si passa da una temperatura a un decimo di quella temperatura, la fatica, la difficoltà è sempre la stessa. Quindi, vista come scala di rapporti, facendo salti ogni volta di un decimo, un decimo, un decimo e così via, non si arriverà mai allo 0 Kelvin. E questo è proprio l'enunciato del terzo principio della termodinamica. È impossibile raffreddare un corpo fino allo zero assoluto mediante una procedura con un numero finito di trasformazioni. Ci si può arrivare, diciamo, al limite con un numero tendente all'infinito, perché ogni volta immaginiamo di abbassare la temperatura riducendola a un fattore un decimo. Quindi 10 alla meno 10 Kelvin, 10 alla meno 11, 10 alla meno 12. È chiaro che il processo non terminerà mai. Anche quando saremo a 10 alla meno 20, dovremo ancora fare lo stesso salto, 10 alla meno 21, 10 alla meno 22. Il terzo principio della termodinamica è detto anche la legge di Nernst.